Una foto non scattata è l'immagine più giusta per rappresentare qualsiasi conflitto, un qualcosa di così orrendo, di così atroce, che non esistono parole adeguate per raccontarlo. Solo chi l'ha vissuto in prima persona può capirlo. E in quel caso basta un incrocio di sguardi per intendersi. Ma a te che non c'eri, che non hai udito quelle urla strazianti, che non hai visto i corpi mutilati degli amici con i quali fino a cinque minuti prima scherzavi, che non hai sentito il fischio prima e poi il rumore dell'esplosione, che non sei stato costretto a privare un altro essere umano della vita, cosa ti devo dire? È in quel silenzio, in quell'indicibilità che si annida tutto l'orrore della guerra. Se oggi le guerre proseguono incessanti, significa che di guerra si è parlato troppo e male. Alcuni ne hanno restituito un'immagine fascinosa, altri L'hanno mistificata confondendo le vittime con i carnefici per condizionare l'empatia del pubblico. La guerra colpisce i civili, ma prima ancora distrugge la vita dei soldati, di quelli che cadono in battaglia, di quelli che rimangono mutilati, ma anche di quelli che sopravvivono, apparentemente integri. Sono parole di un grande giornalista, uno dei fari della resistenza alla dittatura sanitaria, che siamo felici di ospitare qui a Come Don Chisciotto incontra, Giorgio Bianchi. Ciao, Giorgio. Ciao, grazie, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori. Giorgio, se a eh, te abbiamo chiesto questa intervista è perché la situazione in Donbass è a, a un punto di escalation davvero altissimo. Ieri Vladimir Putin, il presidente della Federazione russa, ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche del Donbass, di Donetsk e Luhansk. E Uh, ha firmato poi degli accordi co di cooperazione. Stanotte, già dalle 22:45, i primi carri armati, eh, scusami, le prime unità militari si muovevano da, dalla Russia e hanno già varcato il confine stanotte uh, delle due repubbliche. Ecco, uh, tu sei un giornalista uh, che è stato su tanti teatri di guerra. Sei stato, uh, correggimi se sbaglio, in Burkina Faso sei stato. In Siria e sei stato soprattutto in Donbass nel 2014. Ecco da testimone e spettatore degli eventi. Poi le parole che abbiamo appena letto eh, ci fanno capire quanto il tuo occhio non sia eh, mai schierato da nessuna parte se non dalla parte dei popoli e dalla parte della, della verità di quel che accade. Dunque, ti chiediamo di farci eh, preliminarmente una storia. Dell'evoluzione della nascita e dell'evoluzione di questo conflitto, eh, dal 2014? Sì, eh, devo dire che io ho avuto se possiamo chiamarla così, eh, la fortuna di seguire l'evoluzione della crisi ucraina fin dai primissimi giorni, ovvero sia da Maidan. Oggi tutti si sorprendono di, eh, diciamo di quello che sta accadendo oggi, sta scoppiando la guerra in Ucraina, hai visto che sta succedendo in Ucraina? C'è una crisi in Ucraina. Io ogni volta li fermo e dico, guarda, ti do una notizia, la guerra in Ucraina c'è praticamente da otto anni. È vero sì che non se ne parla, è vero sì che c'è silenzio, perché poi a me fa anche ridere no, questo fatto. Noi fino all'altro ieri eravamo immersi in questa gran cassa del covid, vaccini sì, vaccini no, tamponi sì, tampini, tamponi no, l'indice RT, gli ospedali, le terapie intensive. Poi all'improvviso è come se qualcuno avesse detto zitti, 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 zitti tutti perché adesso ci dobbiamo occupare di un'altra cosa e all'improvviso le prime pagine eh, sono state di nuovo riempite eh, anche a sproposito come ha fatto Bloomberg poi che ha, ha detto eh, la Russia ha invaso l'Ucraina e poi non era ovviamente assolutamente vero e dice no perché noi ci prepariamo i titoli prima è uscito fuori per caso. Comunque l'effetto, diciamo, di questo stop per quanto riguarda la questione eh, diciamo vaccini, Covid, eccetera e l'accensione immediata di questi riflettori lo spostamento dell'occhio di BUE eh, verso la crisi ucraina ha fatto sì che adesso esco di casa e non mi chiedono più ti sei vaccinato o non ti sei vaccinato, ma mi chiedono ma perché non sei partito per l'Ucraina? Quindi diciamo che un effetto, diciamo, questo lo spengere i riflettori sull'Ucraina e sul Covid e accenderli improvvisamente eh, sull'Ucraina, diciamo, ha avuto il suo effetto, ovvero sia hanno l'attenzione del pubblico. La, avere l'attenzione del pubblico è quello che si voleva. Però come dicevo prima, eh, diciamo, questa attenzione del pubblico sarebbe dovuta essere volgere vol, volta da quelle parti eh, Già da tempo perché la crisi ucraina appunto si trascina eh, da otto anni, eh, è una situazione umanitaria grave, eh, soprattutto per le popolazioni russofone che abitano nelle due repubbliche, che vivono da anni una condizione quasi di assedio. Eh, per molto tempo vi è stata lì gente che non aveva il eh, passaporto rinnovato perché quello ucraino dopo un tot scade, come tutti i passaporti, e non avevano magari la possibilità eh, di andarli eh, a rinnovare. Insomma, una situazione veramente molto grave. Io, come dicevo, eh, mi trovavo a Maidan durante eh, i giorni del colpo di Stato. Qualcuno ancora oggi si ostina a chiamarla rivoluzione, chiamiamo le cose con il loro nome. Non capisco perché si vergognino eh, di questo termine. Forse perché questo colpo di Stato è stato in qualche modo orchestrato dagli Stati Uniti e gestito da gruppi paramilitari eh, di estrema destra. Quindi, fa diciamo, molti non si sentono comodi ad essere accostati ai paramilitari di estrema destra, ma di fatto questo è quello che è avvenuto e dire che, la, che diciamo, questi eventi siano stati guidati dal popolo è assolutamente un falso noi abbiamo visto in Bielorussia quando si è tentata la strada delle piazze del popolo con la rivoluzione delle ciabatte non è successo assolutamente nulla perché quando il popolo con le ciabatte si è trovato davanti le forze eh, di eh, Lukashenko eh, praticamente hanno preso hanno girato e sono tornati a casa perché non se la sono sentiti eh, diciamo non se la sono sentita di scontrarsi contro i reparti eh, diciamo antisommossa, mentre in Ucraina quello che è avvenuto è che c'erano dei gruppi ben addestrati ben armati ben organizzati che in poco tempo hanno eretto delle barricate che hanno circondato i palazzi del potere sapevano perfettamente come muoversi e, e quello che è successo è un qualcosa che sarebbe stato del tutto inaccettabile in qualsiasi paese occidentale e lo vediamo oggi per esempio in canada no dove le proteste le proteste quelle sì pacifiche eh, dei eh, camionisti immediatamente associati all'ultradestra lì eh, l'ultradestra va bene in Ucraina eh, l'ultradestra non esiste, non viene mai citata e lo vediamo lì come ha reagito il governo con una violenza assolutamente spropositata, una violenza non solo fisica ma anche psicologica. Eh, ma anche eh, fisica sotto un altro livello, perché nel momento stesso in cui tu congeli i conti in banca dei manifestanti, eh, di fatto tu togli alle popolazioni e alle persone la possibilità di sostenersi, addirittura la revoca delle licenze per i camionisti. Quindi vediamo che ciò che noi supportiamo, noi come Occidente allargato intendo, eh, supportiamo negli altri paesi, quelli cosiddetti non allineati, poi a casa nostra eh, non lo permettiamo neanche lontanamente. Io io ricordo che feci una mostra a Milano alla fabbrica del vapore eh, nel 2017 se non ricordo male in cui intervenne alla quale intervenne anche il rappresentante di Amnesty International della Lombardia il quale vedendo le mie foto mi disse ma che i manifestanti erano così armati vestivano di medica, sembrano soldati ma c'erano dei soldati io faccio guardi, quelli erano dei paramilitari di estrema destra che sono coloro che poi effettivamente si sono scontrati con i Berkut che erano le forze speciali antisommossa di Yanukovic e sono quelli che di fatto hanno perfezionato il colpo di stato e, e non bisogna mai scordare che il loro leader, il leader di Pravi Sector Dimitro Jarosz eh, nel 2015 eh, entrò in Parlamento. Eh, no, mi sembra va bene. Insomma, a cavallo dal 2014 al 2015 entrò in Parlamento, nonostante il suo partito prese all'incirca l'1% eh, dei voti. Ma successivamente fu nominato consigliere del capo di stato maggiore eh, del, dell'esercito ucraino. Quindi, un esponente di privacy Sector, un soggetto eh, che dichiara eh, di fare cioè, fa parte di un movimento. Che dichiara di ispirarsi eh, appunto ai collaborazionisti del nazismo di Stefan Bandera. Eh, ha seduto nel Parlamento ucraino ed è consigliere appunto del capo di Stato Maggiore eh, dell'esercito ucraino e questo la dice lunga, voi immaginatevi in Italia cosa accadrebbe se Roberto Fiore, il leader di Forza Nuova, entrasse in Parlamento eh, perché magari guida un colpo di Stato contro Draghi e poi magari successivamente diventa eh, consigliere di ca del capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano eh, perché noi difficilmente oggi riusciamo a eh, metterci nei panni dell'altro oppure e, e, diciamo ad avere un punto di vista che non sia di parte eh, ma un punto di vista dall'alto eh, tutte le situazioni eh, sono in qualche modo eh, viziate da una sorta oggi di moralismo un moralismo che poi tra l'altro non è neanche naturale ma è un moralismo indotto l'abbiamo visto con la pandemia in cui eh, diciamo eh, protestare contro la durezza dei provvedimenti è considerato immorale ma, proprio, ma, ma, ma in maniera del tutto arbitraria, non perché, perché magari delle obiezioni possono essere eh, assolutamente legittime, ma vengono considerate immorali a prescindere. Ecco, per esempio, sulla questione ucraina. Oggi noi abbiamo che eh, avere un punto di vista, secondo me neutrale o comunque più oggettivo, di lucidità nell'analisi della situazione, andando a vedere quali sono eh, le ragioni delle repubbliche eh, diciamo, autoproclamate, le ragioni della Russia eh, nel loro pretendere che la loro, che le, la loro sicurezza eh, non sia messa in pericolo dall'avanzata dall eh, della Nato fino praticamente proprio all'interno del territorio russo, perché io ricordo, per chi non ha presente la conformazione dell'Ucraina, l'Ucraina è come un pallone da football eh, disposto orizzontalmente, con una metà eh, che penetra profondamente all'interno dell'Europa eh, e un'altra metà che penetra profondamente all'interno del territorio della Federazione russa. E, e, e questo la dice lunga, insomma, e, e in qualche modo... Eh, ha una ragione, dà una ragione alle richieste russe. Voi immaginate sempre, rimanendo nella metafora del Canada, se domani i camionisti ipoteticamente supportati eh, dalla, da, da Putin e dalla Russia prendessero il potere, entrassero in un patto di alleanza eh, con la federazione russa e cominciassero a schierare eh, testate balistiche, a concentrare uomini e mezzi al confine con gli Stati Uniti d'America. Voi immaginatevi che cosa eh, succederebbe punto di vista diplomatico e non solo eppure invece eh, le ragioni della russia non sono mai prese in considerazione e, e in questo caso non vengono prese in considerazione anche eh, le, le eh, diciamo le richieste le rivendicazioni di un popolo eh, diciamo eh, condizionato da otto anni di guerra eh, e poi in questo momento sono anche decadute, diciamo, tutte quelle illazioni che volevano fino ad oggi che la Russia fosse presente sul territorio delle repubbliche. Eh, si è sempre detto che quello era un conflitto non contro le milizie popolari, ma contro l'esercito russo. Eppure quello che abbiamo visto è stato che nel momento stesso in cui i mezzi eh, della Federazione Russa sono entrati in territorio delle repubbliche eh, per un'operazione di peacekeeping, immediatamente sono cessati i bombardamenti che in questi ultimi tempi si erano fatti eh, particolarmente intensi. Praticamente si è eh, diciamo, verificata una situazione molto simile a quella in cui eh, che si aveva con eh, la Crimea, in cui appunto le forze russe erano effettivamente presenti. Gli ucraini non si sono mai sognati di bombardare eh, la Crimea né di insediarne eh, la territorialità, invece eh, fino a questo momento loro si sono sentiti in diritto eh, di bombardare o comunque di violare gli accordi di Minsk nel momento stesso in cui eh, diciamo, i militari russi sono entrati in territorio delle repubbliche immediatamente eh, diciamo, le ostilità sono cessate. E questo insomma è mh, diciamo, un quadro abbastanza generale. Eh, diciamo molto eh, parziale, si potrebbe parlare per ore eh, della situazione che io, torno a dire, conosco eh, abbastanza bene avendola seguita fin dagli inizi ed essendomi recato con regolarità su quei territori per diverse volte l'anno e per appunto missioni della durata di un mese, due mesi a volte, a volte anche eh, tre mesi, quindi ho passato negli ultimi anni ehm, gran parte della mia vita su que in quei territori. La mia non voleva essere neanche una visione parziale perché io ho provato anche ad entrare nell'Ucraina eh, governativa. Sono stato fermato all'aeroporto. Hanno tentato di arrestarmi, poi eh, mi hanno rimesso su un aereo e, e rispedito a casa adducendo delle motivazioni del tutto infondate, dicendo che io nel 2015 ero entrato nelle repubbliche eh, in maniera illegale attraverso la Russia. Cosa del tutto non vera perché io ero accreditato presso il Ministero degli Esteri ucraini e ucraino aveva la tessera ATO che era quella che consentiva di lavorare sul fronte e ho attraversato la linea del fronte su un autobus di linea quindi cosa assolutamente non vera mi sarebbe piaciuto seguire diciamo l'evolversi della vicenda dai due lati del fronte proprio perché il mio punto di vista si concentra non sulla guerra in sé ma sulle ricadute della guerra sulle popolazioni e a me interessava conoscere il punto di vista delle popolazioni ai due lati del fronte in qualche modo eh, sono riuscito a farlo con il documentario Divided, eh, che è stato selezionato adesso al Trieste Film Festival, che sta ancora girando nei festival. In cui praticamente si è, eh, siamo riusciti in qualche modo ad offrire al pubblico un punto di vista su entrambi i lati del fronte. C'è stata una troupe che ha girato sul lato ucraino, una troupe guidata da me che ha girato eh, sul lato eh, autonomista. E praticamente, quello che abbiamo cercato di fare con il montaggio del documentario è far dialogare eh, popolazioni che in questo momento non stanno più dialogando, popoli fratelli, alcuni ritengono. A mio avviso giustamente che si tratti eh, dello stesso popolo, persone che fino a poco tempo prima eh, sedevano e mangiavano alla stessa tavola, che oggi si trovano ai due lati di questa linea di faglia. Ecco, noi con il documentario abbiamo cercato di instaurare questo dialogo virtuale tra questi mondi in modo tale che ciascuno eh, potesse esprimere le sue ragioni. Il fatto veramente sorprendente da parte mia è stato quello che eh, diciamo la truppa ucraina, diciamo l'asset eh, produttivo creativo che era stato messo in piedi in Ucraina, che ha gestito in totale autonomia le riprese e i contenuti del, dei suoi filmati, all'ultimo momento ha deciso di ritirare la propria firma dal film. Cosa che ci ha veramente sorpreso perché il documentario loro avevano visto già in precedenza tutte eh, le versioni eh, e quindi i contenuti chiaramente l'avevano eh, fatti loro. E all'improvviso si sono visti in, in dovere di ritirare la loro firma come se dal lato ucraino fosse avvenuto qualcosa di interno, come se fosse arrivato un ordine di scuderia. Del tipo voi non dovete più avere a che fare con eh, questo documentario e addirittura il fotografo che si è occupato di gestire le riprese dall'altro lato. Addirittura ha detto eh, che se il documentario esce, lui non avrebbe avuto più il permesso di entrare in Ucraina. Dal lato russo, io non ho avuto mai nessuna richiesta, nessuna pressione, eh, nessuno ha chiesto di vedere il documentario. Il documentario è uscito senza che eh, diciamo i soggetti che mi avevano dato i permessi di lavorare, eccetera, sapessero nulla di quello che io stessi effettivamente facendo e che avessi realizzato. Eh, di fatti, eh, Giorgio, ehm, la, la, la cosiddetta crisi ucraina, quella che tu hai definito anche come la somma del XXI secolo, proprio per la devastazione a livello eh, umano eh, dell'economia dell ucraina, de, ucraina de, del deserto che ha creato, è una crisi che soprattutto Uh, rispecchia i rapporti tra la Nato e uh, la Federazione russa. Uh, da quello che, che tu ci dici uh, ci sembra di capire che sia stata un po' questa evoluzione uh, delle, della nascita delle repubbliche separatiste, sia stata una risposta russa a un tentativo di rivoluzione colorata operato da questi nazionalisti uh, neonazisti. Dunque una sorta di braccio di ferro tra Nato e Russia in Ucraina. Anche Putin ieri ha parlato in termini molto chiari e molto duri dell'Ucraina. Difatti l'ha definita una creazione di Lenin, l'ha definita uno stato che non ha mai avuto sovranità nazionale, uno stato che quindi è stato creato dai bolscevichi solamente per come dire, eh, creare un cuscinetto di separazione tra la sfera di influenza russa e la sfera di influenza occidentale. Ora quello che volevo chiederti è, c'è stata, dopo gli accordi di Minsk, una situazione, cioè i bombardamenti sono sempre continuati nel tempo, uh, sono sempre state scaramucce uh, a, ai confini, però l'escalation vera e propria c'è stata, uh, stata, diciamo, solamente negli ultimi mesi, un'escalation che ha, visto, ha avuto una, una eco-mediatica incredibile e soprattutto che allora, l'aspetto, la, uh, diciamo, uh, psicologico, psicagogico, potremmo dire di ingegneria sociale, tu ce l'hai già spiegato, è quello di uh, inizia la retorica degli allentamenti e all'improvviso pa, crisi Ucraina. Ma a livello geopolitico, come ti spieghi questa uh, escalation, diciamo, uh, perché gli accordi di Minsk per chi dei nostri spettatori non lo sapesse, prevedevano una graduale riannessione, almeno a detta di Putin, dei, uh, delle repubbliche separatiste all'Ucraina, però rispettando certe condizioni. Ora, come si è arrivati a questa escalation turbinosa che stiamo vivendo? Ma eh, io in questo non posso essere accusato di diciamo di aver cambiato idea all'ultimo momento e di aver fatto un'analisi dell'ultimo momento io da mesi vado dicendo di puntare un occhio all'Ucraina cioè anche quando proprio era il momento in cui non se ne parlava questa questione era assolutamente sullo sfondo nessuno praticamente stava più non c'erano inviati non c'erano notizie non si sapeva veramente nulla, io da mesi eh, vado dicendo occhio a quello che succede in Ucraina e a quello che succederà in Ucraina, perché la crisi pandemica si concluderà con l'escalation in Ucraina. Ora eh, non è una cosa che dico ora e quindi chiunque chi segue i miei canali Telegram, chiunque segua il mio profilo Facebook sa perfettamente che io queste cose le vado dicendo da mesi, eh, e l'ho detto non perché ho la palla di vetro, perché se l'analisi di quello che sta accadendo è corretta, alla fine, eh, diciamo, il risultato non può essere che quello, diciamo, della sommatoria, diciamo, dei fattori che tu eh, hai considerato. Diciamo, il, quello che non si continua a non capire è, che è il primo nemico, non in ordine di importanza, ma in ordine di tempo per gli Stati Uniti è il più facile da abbattere, e lo stiamo vedendo. Non è la Russia, non è l'Iran, non è la Cina. Il primo nemico degli Stati Uniti e in parte anche dell'Inghilterra che, guarda caso, a fine 2019 si sono sfilati eh, dall'Unione Europea proprio un attimo prima che cominciasse eh, diciamo, la questione pandemica, il vero nemico eh, degli Stati Uniti, il primo nemico degli Stati Uniti eh, è l'Europa e eh, perché gli Stati Uniti stavano vedendo negli ultimi anni che l'Europa stava inesorabilmente scivolando nell'orbita di influenza di quella che io ho definito essere una stella supermassiva sino-russa e Questo, diciamo, eh, diciamo collegamento, questo diciamo sviluppo naturale lo stavamo vedendo perché, eh, diciamo, questa eh, diciamo interconnessione non era più soltanto un'interconnessione formale o diplomatica, ma stava diventando anche un'interconnessione infrastrutturale, in primo luogo attraverso la Belt and Road Initiative cinese, che era questa enorme, imponente, colossale piano di infrastrutture che puntava ad integrare diciamo, il continente euroasiatico e poi c'era chiaramente la geopolitica dei gasdotti che altro non erano se non ulteriori infrastrutture se non eh, ulteriori basi linfatici che creavano di nuovo questo maggiore eh, diciamo rapporto eh, tra eh, la Russia in questo caso e l'Unione Europea e noi vediamo che più si avvicinava il momento della certificazione del Nord Stream 2 eh, paradossalmente è cominciata a crescere la tensione eh, in ucraina eh, un eh, rifacendosi si, ai promessi sposi diciamo quello che potrebbe dire eh, biden è eh, questo gasdotto non sa da certificare e infatti abbiamo visto notizia di pochi minuti fa il cancelliere tedesco scholz ha già dichiarato che eh, sarà sospeso il processo di certificazione del gasdotto. Quindi voglio dire, eh, questa è una guerra che è mossa nei confronti dell'Europa. È una punizione che, che viene inflitta all'Europa per eh, le, la, 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 il suo tentativo di scivolamento ad est. Le sanzioni che da adesso in poi verranno messe eh, sulla Russia non saranno sanzioni tanto contro la Russia quanto saranno sanzioni soprattutto contro l'Europa. Perché chi eh, verrà eh, maggiormente eh, danneggiata da queste sanzioni è senza ombra di dubbio l'Europa. Perché noi abbiamo visto. Che e già eh, la federazione russa eh, proprio in occasione eh, delle olimpiadi in cina ha stipulato un eh, trattato per una fornitura a lunghissimo termine eh, di gas nei confronti eh, della cina fornitura ricordo pagata in dollari eh, scusate in euro e eh, quindi recentemente c'è stato l'incontro tra putin e narendra modi eh, eh, Proprio per eh, cercare ulteriori sbocchi eh, commerciali e diplomatici della Russia. Perché la Russia, parliamoci chiaro, in questo momento si sente un po' come l'amante rifiutato. Cioè la Russia oramai è raggiunta alla conclusione che eh, queste sanzioni, il blocco del gasdotto sarebbe avvenuto comunque, la pandemia ha creato delle condizioni tale per cui eh, era, sarebbe stato più facile ottenere eh, diciamo questa reazione dell'Europa filo-atlantica e, e anti e contraria agli interessi appunto nazionali eh, di, dei singoli stati e comunque in generale eh, dell'Unione. E abbiamo visto in Germania, soprattutto che è il paese maggiormente interessato, abbiamo oggi nella coalizione di governo quello che è il partito sicuramente più filatlantico e più guerrafondaio eh, presente oggi in Europa e sicuramente presente oggi in Germania, che è il Partito dei Verdi. Abbiamo la donna sbagliata nel posto sbagliato, che è Annalena Baerbock, appunto, leader dei Verdi al Ministero degli Esteri. E quindi è evidente che in questo momento eh, c'erano le condizioni ideali per dare la spallata decisiva appunto al gasdotto e l'acuirsi della situazione in uh, Ucraina non è altro che, appunto, la creazione delle condizioni perché ciò uh, potesse avvenire. La firma. Di Putin nel riconoscimento dell'indipendenza delle Repubbliche. Che lo ricordo perché ancora c'è qualcuno che continua a fare eh, confusione. Primo tra tutti Enrico Letta, il segretario del PD che ha detto la modifica dei confini con la forza. Qui non è stato modificato nessun confine, eh, caro Enrico, eh, qui si è semplicemente compiuto un atto politico opinabile quanto si vuole, ma non eh, di fatto eh, non è stato modificato nessun eh, confine. E eh, chiaramente eh, tutto ciò, tutto quello che noi eh, appunto stiamo vedendo, va assolutamente in un eh, preciso solco che è quello che è stato tracciato sicuramente non dalla Russia, ma è stato tracciato dal comportamento eh, degli Stati Uniti, e in particolare della NATO e dall'insipienza eh, del, dell'Unione Europea. Perché parliamoci chiaro. Il riconoscimento dell'indipendenza delle repubbliche operato da Putin è un atto umanitario che sicuramente va contro eh, gli interessi della Russia, ma visto appunto eh, l'escalation degli ultimi tempi, visto il rischio eh, di invasione, la Russia evidentemente ha preferito eh, giocare d'anticipo, porre le proprie truppe per la prima volta eh, sul territorio eh, delle appunto Repubbliche autonomiste, e di fatto un risultato l'ha ottenuto immediatamente eh, a suo discapito, perché appunto le reazioni politiche l'abbiamo visto, che è stato quello del eh, far cessare i bombardamenti. Poi è chiaro che nel mondo eh, diciamo aggressivo, violento, questa violenza eh, petalosa, io oserei definirla no? guerra fondaia: eh, non piacciono mai le soluzioni diplomatiche. Eppure poi alla fine quando eh, vengono attuate soluzioni diplomatiche, queste soluzioni diplomatiche evitano sempre eh, ulteriori spargimenti di sangue. In questo momento la presenza eh, delle forze armate russe eh, su eh, territorio delle repubbliche è una garanzia di incolumità nei confronti di quelle popolazioni. Grazie infinite, Giorgio, sei stato chiarissimo. E come al solito il tuo punto di vista originale ci, ci, ci permette di, di guardare le cose anche un po' oltre la solita scaramuccia mediatica tra pro russi, eh, pro americani, eccetera, eccetera. Qui è in gioco una serie di interessi geopolitici fortissimi. Un altro collegamento molto originale che tu hai fatto mi pare eh, in piazza a Bologna, io l'ho sentito, eh, è quello tra le Probabili, se, se, se ne sta discutendo adesso, no? sanzioni alla Russia e il Great Reset, cioè quello che il Forum economico di Davos vuole eh, applicare insieme a, tanti, a tante altre strutture di potere sovranazionali, per porre le basi della quarta rivoluzione industriale. Ecco, ci pu puoi illustrare a me e ai lettori eh, di come Don Chisciotte, eh, come, eh, in che modo le sanzioni alla Russia possano fungere da catalizzatore al grande reset? Sì, io mi rifaccio al, diciamo, al famoso libro di Naomi Klein, eh, Shock Economy. No? I grandi cambiamenti necessitano sempre di uno shock. Eh, il completo assoggettamento dell'Europa, perché la mia visione è sempre stata che l'Europa era un grande recinto nel quale dovevano stare i paesi europei e dovevano rimanere confinati all'interno di questo recinto eh, delimitato nel lato est eh, dalla russofobia dei paesi dell'ex eh, patto di Varsavia, appunto. Diciamo, questo soggetto questo strano Frankenstein è stato creato appositamente, appunto, per circoscrivere le velleità geopolitiche delle medie potenze europee e fare in modo che non si saldassero mai, non giungessero mai a un'integrazione eh, con il continente asiatico, generando quella realtà che sarebbe appunto l'Eurasia, eh, che a mio modo di vedere grande bene farebbe sia l'Asia. Che all'Europa. Ecco, questa cosa proprio non doveva avvenire, lo dice anche eh, George, George Friedman. Voi eh, riprendeste, eh, io l'ho lessi sulla vostra rivista, eh, diciamo la sbobbinatura del suo intervento. Eh, lui lo disse chiaramente eh, durante una conferenza di Stratford che lo scopo principe degli Stati Uniti, appunto, è quello di dover separare eh, appunto la capacità produttiva tedesca dall'energia, eh, diciamo, e le materie prime russe e il modo per farlo era appunto l'Ucraina, perché poi diciamo in uno slancio di onestà intellettuale, di sincerità, loro le cose come stanno eh, le dicono. Ma nel momento stesso in cui eh, l'Unione Europea comincia ad essere un soggetto eh, geopolitico, eh, autonomo, nel momento stesso in cui l'euro comincia ad essere una moneta, eh, diciamo, alternativa al dollaro, l'abbiamo visto nel trattato eh, stipulato tra la Federazione Russa e la Cina, che appunto la fornitura eh, sarà pagata appunto in euro. Nel momento stesso in cui agli Stati Uniti viene a mancare quel gigantesco Scottex che gli permette di asciugare ogni volta i dollari in eccesso che loro stampano, e ricordo che durante il periodo pandemico e a seguito del la crisi 2007-2008 eh, diciamo i, doll i dollari ne sono stati stampati come se fossero coriandoli vediamo che un euro alternativo diciamo depotenza in qualche modo riduce le dimensioni di questo scottex creando problemi inflattivi eh, diciamo per l'economia eh, statunitense in questo momento chiaramente un'impennata dei costi dell'energia, in particolare del petrolio, consente agli Stati Uniti di utilizzare questo scottex e di riassorbire per esempio eh, la moneta che è stata stampata per far fronte alla pandemia. Tornando più, eh, in maniera più specifica alla tua domanda, eh, torno a dire, il Great Reset secondo me eh, è qui, voglio dire do una mia interpretazione, perché parliamoci, il uh, Great Reset fino adesso è stata uh, definita una tesi complottista, quando poi il Great Reset ne parlano loro stessi, se ne parla Davos, il titolo uh, del libro di Klaus Schwab con uh, prefazione di John Elkan. Insomma, è un qualcosa che esiste, che è un progetto, è un qualcosa di scritto con degli obiettivi, con delle finalità, digitalizzazione, decarbonizzazione, eh, diciamo abolizione della moneta contante, quindi è un qualcosa che esiste. Quello... Sul quale io mi sento di ragionare, qui vado ad una mia interpretazione, quindi esulo un attimo dai fatti, ma tento di interpretarli. Secondo me, il grande reset è un reset che viene fatto nei confronti eh, degli ultimi scampoli di eh, autonomia e di sovranità dei paesi europei. Il grande reset, a mio punto di vedere, è l'anschluss che eh, diciamo, le potenze anglosassoni fanno nei confronti eh, dell'Europa per poggiare definitivamente a piedi il loro scarpone sul territorio europeo ed iniziare la loro proiezione vera e propria eh, verso Oriente, cioè per proiettarsi verso Oriente loro hanno bisogno di una testa di ponte. Finora questa testa di ponte è stata un po' traballante per via delle velleità delle elite e delle, diciamo delle, dei ceti produttivi ma anche delle popolazioni stesse eh, europee. Gli Stati Uniti che cosa hanno fatto? Hanno iniziato un processo che affonda lontano nel tempo, che affonda diciamo in un episodio eh, forse quello che io individuo per primo, ce ne sono altri, ma quello che io eh, diciamo individuo come il più significativo è stata la crisi economica del biennio 2007-2008 che ha dato una prima grossa eh, spallata all'Unione Europea uno scossone forte e ne ha messo in crisi veramente l'economia, la stabilità e ancora le ripercussioni le vediamo eh, al giorno d'oggi. Il secondo eh, processo è stato quello chiaramente quello pandemico, quello pandemico che ha creato le condizioni per la digitalizzazione e quindi la creazione di questa immensa rete di sorveglianza, eh, di studio, eh, di condizionamento delle popolazioni europee e lo vediamo oggi e sotto i nostri occhi a quale livello e a quale intensità si può arrivare. Vediamo delle, ancora oggi a Roma, nonostante non siano più obbligatorie le mascherine, vediamo gente che va al parco a fare attività sportiva con l'FFP2 eh, sul volto, quindi vediamo a che di eh, pervasività e di profondità può arrivare questo condizionamento che è ancora in atto e che sarà notevolmente eh, potenziato nel momento stesso in cui si perfezionerà, eh, perfezionerà il processo di appunto digitalizzazione. L'ulteriore passaggio, e qui vengo più specificatamente alla tua domanda, sono le sanzioni contro la Russia che daranno uno shock ulteriore alle economie dell'area euro. Che sarà ben peggiore di quello del 2007 e 2008 e che quindi eh, io sinceramente faccio fatica ad immaginare quello che potrà succedere se si butterà fuori la federazione russia come, russa come qualcuno ventila eh, si butterà su, eh, fuori dallo swift o le si, impe le si impedirà di commerciare eh, appunto in dollari questo porterebbe un'impennata dei prezzi del carburante, una, diciamo, la perdita completa de, di controllo dei fenomeni eh, inflattivi. Noi già oggi abbiamo le imprese italiane che saranno costrette a pagare 45 miliardi, no, diciamo in Italia si pagherà complessivamente 45 miliardi in più di costi di sola energia che è una cifra folle. Io ricordo che la prima tranche del PNRR, ovvero quella riguardante i primi 102 punti entro il 2002, è da 40 miliardi, quindi i 45 miliardi di extra costo dell'energia elettrica ai prezzi attuali, attenzione, e non sappiamo quanto ulteriormente potranno crescere questi prezzi. Eh, diciamo si mangiano interamente la prima tranche del PNRR. Quindi noi stiamo facendo debiti per creare le infrastrutture che servono all'impero per assoggettare ulteriormente l'Europa e le popolazioni europee, e in più ci stiamo accollando un ulteriore debito che ci rende ancora più vulnerabili agli attacchi speculativi eh, dei mercati. Quindi una situazione eh, completamente folle. Continuiamo a quotare in borsa la CO2 che è un elemento fondamentale per la vita che è diventata una commodity qualsiasi che a sua volta eh, continua a far impennare i prezzi dell'energia e ricordo che la decarbonizzazione è parte del progetto del great reset appunto quindi queste cose sono scritte e vengono seguite proprio pedisseguamente punto per punto L'ultimo passaggio della soggettazione definitiva dell'Europa è il processo di decarbonizzazione, e anche lì vedi che tutto era già scritto, cioè già si sapeva che si sarebbe arrivati alle sanzioni, già si sapeva che ci sarebbe stato uno shock energetico. Ricordo che in negli ultimi tempi ci sono stati dei blackout, si continua a parlare di blackout, c'è stato un blackout in Kosovo, c'è stato un blackout in Germania, immaginatevi cosa può succedere. Oggi le riserve di gas eh, sono al minimo storico, siamo intorno al 30% e siamo ancora eh, diciamo a metà, verso fine febbraio, l'inverno potrebbe avere un ultimo colpo di coda che potrebbe portare ad azzerare le riserve di gas. Quindi dicevo, la decarbonizzazione non è altro che eh, diciamo, la predisposizione dell'Europa ad un'economia autarchica dal punto di vista energetico, ovvero sia fare a meno dell'energia russa e puntare in questa maniera aleatoria e un po' ridicola sulle energie cosiddette rinnovabili e lasciare in mano alla loro volatilità e alla loro ancora immaturità l'intero tessuto produttivo europeo. Quindi decarbonizzazione, che poi io ricordo che ad oggi eh, le quote di emissione calcolate con i loro metodi dell'intera eh, Unione Europea sono molto basse, quelle italiane addirittura sono molto irrisorie. Quindi noi parliamo di una conversione dell'energia a fronte di un guadagno ipotetico, perché poi non sappiamo se questi provvedimenti veramente, io penso che sia fantascienza, eh, abbasseranno veramente la temperatura eh, terrestre di 1,5 o addirittura di 2 gradi se ciò avverrà avverrà per fenomeni assolutamente naturali perché poi vediamo che dove tolgono da una parte eh, le emissioni le aggiungono dall'altra perché mov la movimentazione di uomini e mezzi le esercitazioni Defender Europe 2020-2021 eh, bruciano eh, combustibili fossili la digitalizzazione comporta un ulteriore enorme consumo di energia eh, perché noi immaginiamo sempre il cloud come un qualcosa di etereo come un qualcosa che sta nell'aria qualcosa di impalpabile i dati Caricati dal cloud piovono dal cielo come se fossero appunto acqua, eh, ma in realtà noi dobbiamo immaginare degli immensi data center energivori che consumano enormi quantità di energia per il raffreddamento. Si parla che entro il 2030 il 20% dell'energia eh, consumata sarà energia dovuta appunto al, alle attività digitali e delle piattaforme appunto digitali. Ci rifiutiamo adesso di comprare, ci rifiuteremo di comprare il gas russo e arriverà con le navi eh, dagli Stati Uniti, il gas di scisto, eh, diciamo, estratto con metodi assolutamente anti-ecologici, anti che viene li liquefatto e poi viene rigassificato con processi industriali. Addirittura sono arrivate navi contenenti gas dal Giappone, che l'hanno preso dalla Russia, l'hanno messo sulle navi. E Quindi voi vi rendete conto che la decarbonizzazione è una farsa, è un qualcosa di ridicolo. Allora la domanda è allora a che cosa serve sta decarbonizzazione la decarbonizzazione non è altro che un modo per far digerire alle popolazioni europee quella dei semiceti semicolti riflessivi che si sentono al sicuro da questi eventi e da questi cataclismi, di fargli digerire un piano. Autarchico dal punto di vista energetico, cioè, cari miei, da oggi in poi dovremo fare a meno del gas russo. Arrangiatevi come potete, razionamenti, blackout, eh, abbattete le vostre produzioni, non le fate, fate come vi pare, ma voi il gas russo non lo potete più fare, dovete fare con quello che vi è rimasto in mano. Fate finta di essere contenti perché in qualche modo salvate il pianeta, distruggete la vostra società, distruggete il vostro tessuto economico, ma. Salvate il pianeta, questo è il marketing con la quale ci stanno vendendo il lanciafiamme che noi ci stiamo infilando nelle mutande. Perdonatemi eh, diciamo, la metafora un po' forte e poco professionale, ma di fatto questo è quello che noi, al quale noi stiamo assistendo. Cioè, noi ci stiamo letteralmente suicidando. Per far sì che l'Europa sparisca completamente come soggetto, i paesi europei spariscano eh, assolutamente come soggetto e diventino una eh, diciamo eh, una protesi del mondo anglosassone sul territorio uclai, ucraino eh, scusate, sul territorio europeo, eh, continente europeo, completamente in mano al paese completamente in mano poi a una moneta digitale, perché poi andatevi a vedere quali sono i progetti di Davos, del World, eh, World Economic Forum, è scritto nero su bianco, l'abolizione del contante, lo vediamo in Canada cosa vuol dire abolire il contante, ci dicono eh, bisogna abolire il contante per l'evasione fiscale, è come la decarbonizzazione, frottole perché il denaro digitale nei paradisi fiscali ci arriva prima, non lo devi caricare su una nave non lo devi fare come una volta per andare in Svizzera, non dovevi prendere gli spalloni e varicare le Alpi, oggi basta un clic sul computer e i soldi finiscono in un paradiso fiscale e spariscono al fisco e lo vediamo con Amazon, lo vediamo con Facebook, lo vediamo con i grandi colossi che evadono e noi pensiamo ancora all'idraulico, al barista cioè è stato fatto un conto, un calcolo dal Fondo Monetario Internazionale che la, la quantità eh, di eh, denaro sommerso contenuto nelle sole nove isole, quelle più note, paradisi fiscali, è 18 mila miliardi. Sapete quant'è stato stimato il volume di denaro liquido cinque, circolante? 5 mila miliardi. Quindi la potenzialità di evasione del de, sul denaro contante è di 5 mila miliardi, mentre quella sul, eh, diciamo, il. Eh, eh, sul denaro virtuale è più di tre volte tanto. Cioè, ehm, stiamo parlando di questo. Cioè, noi siamo in mano, siamo immersi in una propaganda che ci sta facendo fare scelte cose che vanno completamente contro i nostri interessi e a totale vantaggio di quello che io continuo a definire l'impero. Tu prima facevi riferimento alla piazza di Bologna. Io per la... ho frequentato piazze in tutta Italia, dal primo momento, dall'estate scorsa, le ho viste tutte, da Reggio Calabria eh, fino a Milano, sono stato eh, a Trieste con i portuali, eccetera. Non vi erano più bandiere rosse. Ora uno può avere la sua appartenenza, può avere qualsiasi cosa, eccetera. Ma ragazzi, svegliatevi. Svegliatevi, cioè, questi ci stanno distruggendo letteralmente. Sono di una violenza inaudita. Cioè, oramai hanno fatto all in, non si possono più fermare. L'abbiamo visto in Canada: se questi digitalizzeranno l'economia, se questi procederanno con la decarbonizzazione, se questi introdurranno la moneta virtuale cioè noi non avremo, non toccheremo più palla, non avremo più voce in capitolo potremo essere annientati in qualsiasi momento nel momento stesso in cui tu hai solo la moneta dig digitale, tu non potrai più neanche correre in banca e ritirare i soldi, è vero sì che in Grecia le banche le hanno chiuse, ma non potrai avere neanche più l'illusione di poter entrare in banca cioè il che è tutto folle, perdonatemi lo sfogo, non so se sono andato fuori tema, ma io sono veramente sono due anni che mi sembra di parlare da dietro un vetro blindato eh, nel silenzio totale, non si riesce a capire Ciò che è assolutamente elementare, togliete la nube la cortina fumogena della propaganda. Guardate i fatti per quello che sono, metteteli in fila 2007-2008. Io partirei anche con l'11 settembre con l'abolizione della privacy negli Stati Uniti. I server che hanno impiantato negli Stati Uniti. I server sono lì. I social network che sono progetti militari Total Information Awareness, life Log che era Facebook viene chiuso nel febbraio 2004 e viene aperto Facebook nel febbraio 2004. Noi utilizziamo strumenti militari di profilazione di massa e questi strumenti non si limitano a profilare l'utente, perché questi strumenti sono strumenti intelligenti, sono guidati dall'intelligenza artificiale. Nel momento stesso in cui ti vengono a conoscenza delle tue caratteristiche e delle tue debolezze, ti rafforzano nelle tue caratteristiche più deviate e più sbagliate. L'abbiamo visto oggi. Questa radicalizzazione delle posizioni, questa follia nei confronti dei cosiddetti Novax, è un qualcosa che si è generato con i mezzi di informazione di massa e come i mezzi di informazione di massa li creano, i mezzi di informazione di massa li fanno sparire nel momento stesso in cui non serve più il Covid, il Covid viene messo da parte, lasceranno un cordone ombelicale che saranno le mascherine al chiuso, sempre per avere la parvenza che qualcosa esiste, poi se in autunno servirà i mezzi di comunicazione mezzi di comunicazione massa ricominceranno a pompare, la gente si rispaventerà e loro ti diranno: Fatti il Novavax, fatti la quarta, fatti la quinta dose perché io intanto ti devo vendere il lascia passare. Perché il lascia passare, l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è un provvedimento sanitario, l'ha detto pure lo Spectator, non un giornale complottista l'altro giorno. Che non ben ragione di essere nel lascia passare, soprattutto poi applicato nella maniera folle e disumana con la quale lo applicano in Italia. Ma allora a cosa serve questo lascia passare? A succhiare dati, a succhiare dati. Noi siamo tutto il giorno attaccati a queste macchine mungitrici, anche in questo momento, ogni volta che apri il cellulare, noi siamo in una fattoria, noi siamo i nuovi polli, solo che anziché fare le uova, noi facciamo uscire da quel lato B del nostro corpo dati. Dati che arrivano in quella centrale che ci studiano, ci profilano e nello stesso tempo ci condizionano. Chi sono i più condizionati? I giovani. Chi sono i primi ad aver messo, messo le mascherine? I giovani. Chi sono che credono di più alla pandemia e alla catastrofe del riscaldamento globale? I giovani. Per quale motivo? Perché sono quelli attaccati per più tempo alle macchine di condizionamento. Io l'altro giorno ho fatto una conferenza a Ferrara e ho avanzato una provocazione il processo digitale le intelligenze artificiali dovrebbero fare la fine degli ordini nucleari essere sigillati e chiusi sottoterra finché continuerà questa folle corsa finanziata dai padroni dell'universo negli Stati Uniti e in Cina alla Intelligenza artificiale, noi non avremo scampo. È come la corsa all'arma nucleare: devono arrivare per primi perché io ce la devo avere per battere il mio avversario. Non hanno capito che la sconfitta non sarà nei confronti dell'avversario, ma lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sarà una sconfitta per l'umanità intera perché stiamo consegnando nelle mani di un'elite criminale un'arma più potente dell'arma nucleare, perché oggi tu con l'arma nucleare non ci fai nulla, con l'intelligenza artificiale ci condizioni e ci assoggetti un popolo. E noi glielo stiamo consentendo. Siamo in questa folle chicken run di eh, gioventù bruciata in cui corriamo tutti verso il burrone e nessuno dei due vuole saltare per primo dalla macchina. Noi popoli non governanti ci dobbiamo guardare un attimo e dire fermiamoci, fermiamoci, perché questi sono dei pazzi. Non si fermano davanti a nulla e lo vediamo. L'abbiamo visto in Australia, l'abbiamo visto in Nuova Zelanda dove popolazioni sono state torturate per nulla, gente spedita nei lager per aver detto una bugia su un tampone chiusa in un campo di concentramento. In Nuova Zelanda abbiamo una donna incinta che non è potuta tornare a casa per le normative anti-COVID a fronte di 52 morti in due anni. Ma di che cosa stiamo parlando? E mi dici che è una questione sanitaria. Questa è una questione politica di dominio. Copri fuoco, lascia passare checkpoints, stato di polizia, criminalità de, criminalizzazione del dissenso, generali che vengono messi a capo di strutture civili. Ma che cos'è questo se non una militarizzazione? Come ha fatto Giorgio Bianchi a prevedere che ci sarebbe stata un'escalation in Ucraina un anno e mezzo fa? Perché i provvedimenti erano provvedimenti militari, hanno a che fare con la guerra. La decarbonizzazione è economia di guerra. Ma guardiamo le cose, togliamo i nomignoli che ci appiccica sopra la propaganda, guardiamo le cose per quello che sono. Quello che sono è conquista, è dominio, è dominio militare, è gestito dai militari. Cioè io non ho so sicuramente l'avanguardia L'avanguardia di sinistra, le bandiere rosse, un simbolo nel quale io mi sono sempre riconosciuto non in quanto identità politica, ma quanto idea di avanguardia culturale. Gente che ha paura delle proprie idee, che oramai è convinta e sarà convinta e ha paura di quello che pensa al proprio vicino. Ma dove siamo finiti? Anarchici che mi hanno detto, dice, ma come fai tu ad andare in giro senza mascherina? Non hai paura della multa? Gli anarchici che mi vengono a dire a me che sono un borghese che ho paura della multa. Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Su via! Eh sì, di fatti, eh, Giorgio, eh, sono praticamente i principali alleati della, della narrazione pandemica. E non dimentichiamo che in Italia la sinistra, e questa è cosa che è iniziata già eh, dal 75 in poi, se non prima, la sinistra è, eh, ha costituito un'egemonia culturale per cui eh, si è schierata. Uh, subito con i poteri transnazionali e globalisti ed è molto interessante tu uh, ne hai parlato come di una sorta di digressione in verità uh, noi oggi grazie a te abbiamo capito che la russia uh, la, la crisi russa è un tassello all'interno della guerra delle elite transnazionali ai popoli sovrani assolutamente uh, sì assolutamente sì, assolutamente sì. proprio Distrugge... per questo Distruggere ogni residuo di sovranità, distruggere ogni residuo di sovranità, distruggere la figura del maschio. Perché chi è che combatte le guerre? I popoli slavi col cacchio che l'hai vaccinati. Ma perché? Ma per quale motivo? Quel, quello sceno, per, lo, per colpa dello sceno, dell'orribile, dell'indicibile, del politicamente scorretto, orgoglio maschile, virilità ok? Perché qui abbiamo perso anche la visione, io non sono un macio, vado in giro con i capelli lunghi, non, non sono un violento, tutt'altro, però io ho una visione di me stesso, anche estetica, cioè io quella, quella museruola in faccia l'ho vista sempre come un atto di sottomissione, cioè quando vedo eh, quelle, la conferenza stampa del capo della polizia di Ottawa con quei tre energumeni dietro con la mascherina in faccia, cioè, sembra quasi una liturgia religiosa. Cioè, e quello è l'abito talare della cerimonia del, del ribadire, eh, diciamo, l'ordine nuovo e il nuovo governo. E chi ha subito questa cosa lo fa con estasi fanatica e religiosa in maniera del tutto acritica e del tutto irragionevole. Come appunto se fossero soggetti a un qualche tipo eh, di fanatismo settario. Gente esatto, che se ci pensi, Giorgio, eh, anche l'escatologia climatica ha un che della guilt culture, cioè della, del senso di colpa proprio di una religione. No? Noi, perché esistiamo, per la colpa di esistere, stiamo distruggendo il pianeta. E la Russia, in questo, anche, sulle ultime, eh, le, anche per le ultime leggi promulgate, ricordo un articolo di RT eh, di, di una settimana fa, mi sembra, si è erta a baluardo dei valori tradizionali contro la cancel culture. Te sì, no, ma assolutamente hai detto una cosa assolutamente corretta. Io sono anni che vado dicendo: attenti ad abbattere i simboli religiosi, attenti ad abbattere la tradizione, perché quel vuoto sarà riempito da altro e quel qualcosa è già stato preparato. La religione della scienza. Gente che ti dice: Ma tu non credi nella scienza? Io non ho mai creduto nella scienza, io al limite mi posso fidare della scienza al limite, ma credere nella scienza? Ma che, che atteggiamento è? È un atteggiamento religioso. Ma credere cioè, è, è l'opposto dell'atteggiamento scientifico, in verità. Ma assolutamente no? sì, ma assolutamente sì, ma assolutamente sì. Ma lo disse Pirsick, l'autore dello Zen dell'arte manu della manutenzione della motocicletta nel suo secondo libro fondamentale che io invito tutti a rileggersi, eh, quando lui parla della metafisica e della qualità, il progresso ma inteso il progresso come se un'evoluzione positiva e sana della società non è dato eh, solo, eh, diciamo, dalla eh, appunto dal progresso, appunto, progresso scientifico, progresso culturale, e non è dato so dalla sola tradizione. Ma, ma Piercing lo diceva chiaramente: il vero, la vera evoluzione sana di una società è data dalla compartecipazione, dalla lotta, dalla, dalla da, da, diciamo, dalla. Sana dialettica tra queste due componenti, non tutto ciò che è tradizione è giusto, non tutto ciò che è progresso e intellettualismo è sbagliato è, 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 è giusto, cioè non è che perché eh, uno di destra mi dice che è sbagliato picchiare le donne. Io posso picchiare mia moglie, perché lo dice uno di destra, essendo uno di destra, la sua idea è sbagliata a priori non è che se gente di destra va in piazza vuol dire che quella piazza è automaticamente sbagliata tu non ti devi domandare perché la gente di destra sta in quella piazza tu ti devi domandare perché non ci stanno quelli di sinistra in quella piazza esatto, esatto. Cioè, è, è, cioè ti ribaltano il concetto e, e la gente non capisce non è che se domani la destra eh, adesso questi pazzi ti dicono che domani i bambini devono diventare eh, devono andare devono stare 10 ore attaccati al computer per produrre dati no? diciamo Così no? E la destra ti dice che è assurdo e va in piazza per questo. Ma non è perché ci va la destra, l'idea è sbagliata a prescindere e tu non ci devi andare. Tu non devi lasciare che quell'idea sia ostaggio della destra se sei di sinistra. Ma no? vedi, Giorgio, vorrei rimanere nell'ottica di, di scusami eh, di eh, categorie che secondo me sono superate eh, però. Cioè, visto che loro le usano e visto che ancora queste categorie desuete, eh, che poi sono del tutto funzionali all'impero, eh, parliamoci chiaro, le crea l'impero, le alimenta l'impero e attraverso quel processo che ti dicevo prima di radicalizzazione, di radicalizzazione attraverso i social, le alimentano. Quindi questo è chiaro. Però la domanda è che io posto anche in piazza a Bologna. Cioè, ma dove, stanno, dove siete stati fino adesso? Cosa facevate fino adesso? Ma che altro bisognava fare? Che aspettate i, va I vagoni piombati per muovervi? Cioè, non, non ho capito. Cioè, mio nonno, eh, gli ebrei, li ha salvati a prescindere, ha rischiato la sua vita, non si è manco chiesto: eh, la metto a rischio la mia famiglia, non, è, non ha guardato il suo calcolo. Sapeva che era giusto, lo sapeva ciò che è giusto. Noi oggi non sappiamo più cosa è giusto e cosa è sbagliato. Perdonami se ti ho interrotto. No, 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 anzi, figurati, è, è veramente una conversazione interessantissima. Ecco, eh, volevo dirti anche perché siamo in chiusura, quindi ora ti faccio un'ultima domanda, se me lo consenti. Praticamente, innanzitutto eh, per chiudere un po' questo discorso enorme che abbiamo aperto, e avremo eh, enorme piacere a fare nuove conversazioni con te eh, su, per, per approfondire questi vari argomenti. Eh, in verità, noi abbiamo un'operazione di ingegneria sociale. Che si è uh, squadernata dal 48 fino ad oggi. Cioè le elite hanno creato il nazismo che è nato a Wall Street. Questo ormai è, cioè, scusami, è nato in California uh, ed è stato finanziato da Wall Street, uh, per creare dopo la, la tragedia della seconda guerra mondiale, una Europa uh, fondamentalmente di sinistra che veda la destra come spauracchio. Ovviamente eh, su questo spauracchio si è costruita la demonizzazione della destra e quindi la demonizzazione di ogni rivendicazione e istanza sovranista con essa. Perché la sinistra poi è eh, internazionalista, e... ma noi dobbiam dobbiamo un attimo capire che il globalismo eh, non è l'internazionalismo eh, predicato da dai socialisti di un tempo. Ora, detto questo, eh... Quello che noi uh, vediamo è che si sta combattendo anche e soprattutto una battaglia di questo tipo tra l'Occidente e i popoli dell'Est. Uh, questa battaglia ieri ha avuto, e, e qui vengo all'ultima domanda, una, un, ultimo, un, un ultimo atto. Putin ha battuto i pugni sul tavolo. Tutti i leader, il Gota, diciamo... Uh, filo, filo, filo nord, nord atlantico è fuggito dall'Ucraina lo stesso Yanukovych uh, si, si dice come, come hanno riportato uh, varie agenzie stampa è fuggito insieme a, a, a tutto l'establishment diciamo che ha collaborato con, con gli americani e paradossalmente come ci dicevi tu prima è affunto un po' il dispiegamento delle truppe russe sta fungendo un po' da deterrente per i bombardamenti a cui siamo abituati ma io questa domanda ti volevo fare che in realtà sono due domande la prima è perché Putin che finora si era fatto fautore de, del continuamento, de, de, scusami della continuazione e eh, dell'ottemperamento degli accordi di Minsk 2 a un certo punto ha fatto questo questo colpo ha, ha fatto questo colpo di mano, e se, cioè quindi, perché Putin l'ha fatto se prima, do, se prima fino ad oggi si faceva fautore degli accordi di Minsk, e soprattutto se questa mossa di Putin porterà, e eh, che è quello che tutti i nostri lettori si chiedono: effettivamente alla guerra o no? Allora, qui mh, viene a riprendere una cosa che sto dicendo da un po' di giorni, no? Io ho detto da un po' di giorni andavo dicendo che secondo me eh, la Russia sta accarezzando l'idea di dare uno schiaffo epocale alla Nato e mostrare al mondo come già è avvenuto in Afghanistan, come già è avvenuto in Siria, che è una tigre di carta, che oramai è una scatola vuota, che la Russia oramai ha, ha, dato, per certe, ha dato per certa la non certificazione del Nord Stream 2, ha dato per certe le sanzioni ha capito che oramai eh, sia che l'Europa occidentale era cotta a puntino ed era pronta per essere annessa e che quindi non c'era più nulla da fare, che questo processo sarebbe andato avanti e che quindi... Era... È un po' come quando tu hai tentato di corteggiare una ragazza e poi alla fine ti rendi conto che non gli interessi, anzi la detesti per n motivi, no? E, e quindi a un certo punto ti si apre un mondo nel momento stesso in cui dici ma io ne posso fare a meno. Cioè la Russia oramai Putin è giunto alla conclusione Putin non è solo Putin, perché noi continuiamo eh, a pensare che la Russia sia Putin. Putin è un'espressione di un apparato, di espressione di una classe dirigente. Eh, quindi non è solo Putin. Ma diciamo quel mondo lì praticamente a un certo punto ha capito. Che, che sia eh, che se avessero abbozzato se non avessero abbozzato, se avessero sbaragliato l'esercito ucraino, se avessero bucato o rigato un Ural eh, con un chiodo, le sanzioni gliel'avrebbero gliel applicate comunque. Quindi, che cosa ha fatto? Intanto metto in sicurezza la popolazione, che è la cosa più importante. E questo è un atto, secondo me, umanitario. È vero sì che adesso la Russia è molto esposta al rischio di provocazione perché nel momento stesso in cui ammazzassero dei soldati eh, per errore, false flag, chiamiamolo come vogliamo, sul territorio delle repubbliche, avverrebbe il patatrack. Ma anche lì oramai sono pronti. Sono pronti perché questo per loro significherebbe: tanto le sanzioni ce l'ho, tanto è perso per perso, mi prendo quello che mi serve mi annetto questo territorio. Mi ricollego, eh, magari, anche con l'Oblast di Odessa. Mi vado a ricollegare con la Transnistria, e a quel punto risolvo l'altro problema: che è quello di rifornire un territorio che, fino adesso, è rifornito soltanto con eh, il ponte aereo. Eh, distruggo, spezzo la schiena al nazionalismo ucraino perché a quel punto il nazionalismo ucraino non solo la nato ma il nazionalismo ucraino prenderebbe un'altra sberla epocale e, si, e anche nel paese si renderebbero conto che quei pazzi scatenati non stanno facendo altro che portare il paese sull'orlo del baratro perché oltre eh, l'altro giorno non mi ricordo quale esponente del eh, diciamo del governo eh, ucraino ha detto che questa situazione, cioè questi eh, diciamo escalation, sta provocando delle perdite mostruose. Adesso non mi ricordo, si parla di 5 miliardi, non mi ricordo se al mese. Eh, di euro che l'Ucraina sta perdendo, quindi un avvitamento eh, della crisi. È vero, sì, che l'hanno riempiti di soldi. Eh, L'altro giorno Borrell se n'è uscito dicendo che l'Ucraina è il paese che più di tutti ha ricevuto dall'Unione Europea, pur non essendo un paese dell'Unione Europea, si parla di 17 miliardi, cioè cifre eh, colossali. Abbiamo lasciato annegare la Grecia e poi andiamo a foraggiare l'Ucraina. Cioè, Guarda, io penso che se veramente la gente avesse un minimo di contezza di quello che fanno, di quello che dicono, veramente altro che Forconi, altro che Piazzale Loreto. Comunque va bene rimanendo eh, diciamo nel contesto che, che tu eh, mi hai tracciato, eh, io dico che Putin alla fine è, è l'atteggiamento dell'orso che è arretrato, è arretrato, ha ringhiato, ha mostrato i denti, ha fatto vedere le unghie, ha tentato di blandire, è stato a un certo punto ha capito che tanto la situazione è quello che è inevitabile perché c'è una volontà chiara e politica di andare dove si va. I governi europei sono governi fantoccio: eh, il governo italiano, Draghi, Gruppo dei 30. Andatevi a vedere che cos'è il gruppo dei 30, eppure questo non è complottismo. Andate a vedere chi c'è dentro Ford, eh, Forum economico di Davos. Trudeau vengono tutti da quella fucina lì. Eh, Macron eh, è quel mondo lì. L'Europa è governata da questa gente qui. E governata questa gente qui, è in mano a questa gente qui, per non parlare poi dei polacchi, dei baltici, eh, della Norvegia con quel pazzo di Stoltenberg che l'altro giorno se n'è uscito. Eh, se la Russia vuole meno NATO avrà più NATO, cioè. Purtroppo siamo in mano a questa gente qui, non, non c'è niente da fare. Se con Royal si è uscita con, una, diciamo, con un tweet di assoluto buonsenso, ma diciamo sono delle mosche eh, bianche, perché per il resto la, la quarta pelle, eh, Gentiloni, eh, Letta che ho citato precedentemente, Conte, eh, Di Maio, eh, lo stesso Draghi poche ore fa. Eh, Scholz, la Bayerbock, è tutta gente senza né arte né parte dei miracolati della società. Ho eh, visto l'altro giorno Di Maio. Eh, sembrava uno scolaretto delle alla recita di Natale, tutto impettito, volendo assumere eh, quest'area da duro, finta come veramente finta l'area del Chihuahua che abbaglia al bulldog. Eh, voglio dire. non è veramente umiliante tutto ciò. È umiliante per un popolo come l'Italia, un popolo come la Germania, che con tutti gli errori che hanno fatto nel passato sono stati dei serbatoi di cultura, eh, sono stati espressione di un pensiero, di, di visione. Siamo completamente assimilati. Abbiamo le nostre, i nostri giovani. Devastati culturalmente che farneticano eh, di Fridays for Future, che farneticano eh, di responsabilità, giornali che li blandiscono dicendo gli dobbiamo dare a Blanco le chiavi di casa. Ma io a Blanco non gli metterei in mano manco una pistola schizzo, figuriamoci eh, le, le chiavi di casa, cioè, ma, 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 ma rendiamoci conto, cioè, ma rendiamoci conto, cioè, non... è propaganda. Siamo bombardati di propaganda. Cioè, in confronto ai nazisti era gente sobria rispetto a. Quelli bombardati dalla mattina alla sera eh, di propaganda, influencer, ma dove sono finiti adesso Scanzi, la Lucarelli che fino all'altro ieri, eh, adesso che gli è cambiata la narrazione, stanno lì, si sono rifugiati nel, nello sgabuzzino delle scove, non sanno neanche più loro eh, che cosa devono dire e che cosa devono fare. Cioè è veramente una situazione umiliante gente le chiese con la mucchina al posto dell'acqua santiera eh, gente che ha abbandonato gli anziani dentro le case di riposo e li abbracciano con il cielo gente che lascia la, la, la busta della spesa fuori casa per tre giorni a disinfettarsi gente che esce dai boschi a 3.000 metri con l'ffp2 sulla faccia e poi quello strano sono io Cioè e quello strano sono io c'è cioè, gente che... Ah, no, perché dietro i camionisti c'è Putin. Cioè il complottismo va bene sempre quando è il complottismo degli altri. Cioè, il grande reset che è scritto... Ma leggetevi i suoi libri, compratevi la quarta rivoluzione industriale, compratevi il Covid-19, The Great Reset, leggeteli, andate sul sito del World... Ehm, economic forum leggetevi da augen quando dice eh, fra dieci anni non possiederai nulla e sarai felice sarai tracciato sarai controllato ti guarderanno anche nelle mutande però sarai felice ma non è che queste le cose non te le dicono te le dicono te le dicono le scrivono dice Gelli nell'ultima intervista a repubblica dice più guardo i telegiornali più leggo i giornali e più mi rendo conto che quello che ho scritto 30 anni fa si sta avverando l'ho scritto queste le cose le scrivono cioè e, e, e noi pensiamo veramente che, che i centri di potere improvvisi, che si svegliano la mattina, si incontrano a Davos e dicono che facciamo? Ma sì, ma oggi digitalizziamo un po', ma sì, togliamo il contante. Cioè, come se i congiurati Bruto e Cassio si fossero incontrati al bar e avessero detto che facciamo oggi? Ma sì, andiamo ad ammazzare Cesare, che non abbiamo nulla da fare, è una bella giornata. Cioè, non, 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 non pensare che i centri di potere, quando si incontrano, che disegnino il futuro cioè questa è la quarta rivoluzione industriale come la prima, la seconda, la terza hanno sconvolto non solo gli assetti produttivi ma hanno sconvolto le società la quarta rivoluzione industriale è un riassetto della società, quella che noi stiamo vivendo è una demolizione controllata del vecchio edificio per fare spazio ed edificare il nuovo e chi sta demolendo? Non ha neanche sfollato il palazzo, lo sta demolendo con la gente dentro, con i commercianti distrutti da Amazon, con i ristoratori che saranno distrutti dalle dark kitchen cioè Questi non si sono neanche premurati di sfollare l'edificio, lo stanno demolendo con la gente dentro, al limite gli daranno un reddito di cittadinanza condizionato a dover assolvere determinati compiti, a non scrivere cose brutte sui social, se no che fanno? Te lo congelano. E pensi che qualcuno si lamenterà se congelano i conti? Che si sono lamentati in Canada? Allora hanno fatto il test, questo periodo è stato un periodo di test, ma non hanno testato solo le tecnologie, hanno testato anche il punto di cottura delle popolazioni. Se uno congela gli stipendi e nessuno reagisce, benissimo, si possono congelare gli stipendi. Se io eh, distruggo un tessuto produttivo e nessuno dice niente, non si può fare. Se io posso chiudere dentro casa una popolazione intera e sequestrandola, poi la sentenza di Pisa ci dice che è illegittimo, però intanto è stato fatto e nessuno dice niente. E quando io dissi a Pasqua 2020, guardate che Forza Nuova sta uscendo in piazza, usciamo pure noi usciamo di casa non andiamo con loro il 25 aprile arriva festeggiamo il 25 aprile ma per strada e poi mi hanno dato del fascista cioè ma questo vuol dire proprio non essere intellettualmente inadeguati e io non sono un genio e eh. attenzione io non sono un genio io sono l'ultimo arrivato ma ma, ma ma il mio cervello quantomeno non reagisce alla propaganda il mio cervello è rimasto lucido il mio cervello Aspetta che sedimenti la polvere e va a vedere quello che c'è sul terreno, quello che c'è dietro la cortina fumogena. Eh sì, Ma come si fatti... può pensare che ne usciremo migliori? Come si può pensare che ne usciremo in piedi da questa situazione? Ne usciremo orizzontali da questa situazione? Esatto, di fatti, è, è la propaganda che uh, ha creato sempre di più, uh, crea sempre lo spauracchio, il nemico da, uh, di cui avere terrore. E uh, non uh, dimentichiamo che intanto ieri sera uh, l'Emergencies Act in Canada è stato ratificato anche dal Parlamento. E uh, non dimentichiamo che tu parlavi appunto dell'ingegneria sociale perpetrata de dai social media. Uh, I massacri che sono avvenuti in Etiopia nel 2021, il Guardian ci ha fatto un bell'articolo, sono stati aiutati e spinti da Facebook, ex progetto LifeLog, che ha spinto anche eh, il massacro in Myanmar, l'ultimo che c'è stato sempre nel 2021, tutti i massacri etnici, e sotto la presidenza di Narendra Modi, in India, eh, Facebook ha anche eh, aiutato, ci sono proprio eh, delle indagini, in questo caso è, è sempre, sono sempre il Guardian, Uh, e, e lo spectator eh, diciamo le, le, le teste di ponte di queste indagini c'è stato un, un, un proprio, proprio una sobilla, un, un sobillamento dei uh, mus, degli induisti contro i musulmani in India, quindi abbiamo un'epoca veramente molto difficile Ma posso interrompere un certo, secondo? Per, per una parentesi al volo tu hai citato giustamente l'India no? Qualcuno si è chiesto perché in India la pandemia non c'è stata? Perché l'India già sta avanti con l'identità digitale e con la rimozione del contante. Cioè, in India c'è un programma ADAR. Dove tutto viene fatto attraverso il cellulare è stato rimosso il contante e la popolazione ha già l'identità digitale, stanno già avanti, non è che devono fare altro. Siamo noi che dobbiamo adeguarci a quel sistema e quindi stiamo prendendo le bastonate sulla schiena. Io l'ho definito il waterboarding: no? ti ficcano la testa sott'acqua, te la tirano fuori, ti adegui. No, via, un altro posto sott'acqua, ti adegui, no, e via sott'acqua. Okay. I paesi che sono, i paesi guida. Quindi i cinque occhi hanno fatto ciascuno tirato la volata. Quindi Canada ha sdoganato il congelamento dei conti. Israele, che non è cinque occhi, ma eh, collabora con i cinque occhi, ha sdoganato il concetto delle terze e delle quarte dosi. Cioè, ogni paese ha fatto qualcosa, no, e non sono stati, e, e di fatto eh, hanno fatto ciò che era circoscritto all'esperimento. Poi ci sono altri paesi nella quale la pandemia non è arrivata perché erano già pronti. Non bisognava fare nulla. Cioè, la variante Delta che a noi ci ha sconvolto prima si chiamava variante indiana. Cioè, e in India non è successo nulla con tassi di vaccinazione bassissimi. Ma poi perché? Perché l'ingegneria sociale, l'edificio già era stato demolito prima e già stava in ricostruzione. Qui non serviva nulla. Andatevi a vedere la geopolitica dei vaccini, la geopolitica delle restrizioni, la geopolitica dei paesi che hanno subito maggiori vessazioni e restrizioni. E voi vedrete che ognuno di quei paesi ha delle caratteristiche molto particolari. Spagna e Portogallo perché non sono rilevanti in Europa? Perché sono lontani dal fronte, sono marginali, sono nella costa occidentale dell'Europa, non verranno toccati dal conflitto, non sono strategici, se lo possono permettere. Oltre ad avere comunque una storia di neutralità nella guerra. Stesso discorso per la Svezia. Scusami se ho aperto questa parentesi, ma mi sembrava Avanti. importante. Veramente, veramente un'intervista interessantissima perché con te si aprono, si aprono continuamente nuovi, nuovi argomenti, nuovi scenari. E senti, no, dobbiamo tu, avere davvero... il coraggio di fare delle ipotesi, dobbiamo avere il coraggio, se no il ragionamento stagna. Ma perché i cacciari li fanno parlare? Perché? perché questa gente non spinge mai oltre il ragionamento? Si limitano sempre nel recinto che gli danno. E nel recinto che gli danno va bene che ci sia un po' di opposizione controllata. Noi dobbiamo rompere il recinto. Assolutamente, credo che gli spettatori di come Don Chisciotti apprezzeranno tantissimo questa quest impostazione che, che, che hai dato all'intervista. Ora, proprio in chiusura, uh, se mi puoi dire secondo te, quindi se la mossa che ha fatto Putin, che ci ha spiegato benissimo, diciamo, il tuo punto di vista sul perché è arrivato a farla, porterà a un uh, conflitto, diciamo, a, ad un inasprirsi del conflitto, e se possiamo rivedere le scene che hai visto tu. Nel 2014-2015, io torno a dire: secondo me l'obiettivo sono le sanzioni e bloccare il Nord Stream. Quindi eh, tutto dipenderà da che livello di sanzioni si riuscirà a ottenere. Io penso che gli Stati Uniti vogliano necessariamente, Draghi ha detto no, alle, togliamo l'energia dalle sanzioni, se non ricordo male lo ha detto anche Macron, eh, ma eh, io penso che questo sia solo un balletto, un gioco delle parti, perché Draghi è parte integrante di questo sistema e quindi come con Mattarella, no, eh, no ho trovato casa, sì, non sarò presente, poi diventa presente, no? quindi pure questo, non mettiamo le sanzioni. Eh, eh, all'energia per voler dire no no è proprio lì il settore che va colpito perché l'Europa va messa in ginocchio dal punto di vista energetico quindi secondo me tutto dipenderà da eh, questo processo loro hanno ancora eh, diverso tempo a disposizione che è tutto l'arco della durata del, del presidente Biden eh, le popolazioni sono traumatizzate e un pugile va messo al tappeto quando barcolla non bisogna dargli il tempo di sedersi e di ragionare quindi chiaramente questo stato comatoso, confusionale delle popolazioni va sfruttato eh, fino in fondo la propaganda viaggia a pieno regime. Io ricordo che in caso di guerra o un caso di colpo di stato, la prima cosa della quale si prende il controllo sono i mezzi di informazione. Ricordo che il gruppo Jedi è stato acquisito da Yelkan nel 2019 nel dicembre, un attimo prima che scoppiasse la pandemia, quindi nel momento in cui è stato attuato il colpo di stato, eh, diciamo i colpisti hanno preso il controllo o hanno accentrato ulteriormente il controllo eh, dei mezzi di informazione Chiaramente la presenza dei militari russi nelle repubbliche è un rischio enorme perché espone direttamente eh, la Russia al dover intervenire militarmente, ma io a questo punto dico che questa cosa qui eh, può essere a questo punto anche sperata e cercata dalla Russia, perché a questo punto nel momento stesso in cui loro si rendessero conto che le sanzioni eh, avranno la durezza e l'impatto eh, che probabilmente oramai si aspettano, allora a quel punto sfrutteranno la situazione per prendere quello che gli serve. Quindi il rischio è enorme, occhi puntati, eh, lo dico da un anno e mezzo, guardate l'Ucraina, non perché io ci avessi lavorato e perché dovessi in qualche modo accentrare visibilità o dirigere traffico, ma perché ero veramente preoccupato e oggi purtroppo mi sento di dire i fatti eh, mi hanno dato ragione, e occhi puntati su quello che accade. Ma io spero che oggi si risveglino con forza i movimenti pacifisti e antiimperialisti, perché almeno per quanto mi riguarda, la mia bussola e la quale l'unico modo che io ho per orientarmi è quello di guardare sempre all'antimperialismo e al pacifismo. Io, indipendentemente dai colori, indipendentemente da tutto, io l'ho sempre individuato in un colore che è rosso, altri lo individueranno dove gli pare, ma l'antimperialismo e il pacifismo devono essere in questo momento l'unica guida che noi dobbiamo avere davanti ai nostri occhi. Giorgio, grazie infinite, è stata una, una conversazione bellissima e davvero molto interessante. E una cosa, eh, vabbè, che faccio una piccola parentesi, anche io ho sempre avuto eh, rosso il cuore e non solo, e su questo eh, la grande lezione che tu ci hai dato con i tuoi lavori, eh, diciamo, sui teatri di guerra, eh, tanto in Siria quanto in Donbass, quanto eh, tra i minatori d'oro del Burkina Faso, eh, è quello di avere sempre un occhio al lato umano della cosa, al, a quello che è, quello che è il, il popolo che vive la guerra. Per questo ho fatto quella premessa che uh, fa di te anche, oltre a uno degli osservatori più lucidi, uno degli, de, 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 possiamo dire dei, dei grandi intellettuali della, de, della resistenza italiana, mi permetto di dire. E detto questo, ti saluto e uh, spero di, uh, di vederci presto, di entrare in contatto presto e saluto i nostri spettatori e uh, lascio a te se vuoi fare un saluto. Sì, grazie, grazie veramente dell'ospitalità. Io devo dire eh, che voi avete fatto comunque un ottimo lavoro, nonostante gli attacchi squallidi che avete subito. Eh, avete fatto un articolo, secondo me fondamentale, che invito i vostri lettori a ricercare, che è quello sulla moneta digitale programmabile, eh, che è parte assolutamente integrante del progetto e si interseca con le quote di carbonio e con la rimozione appunto del denaro contante. Eh, quindi avete fatto veramente un ottimo lavoro pubblicando CJ Hopkins e, e tanti altri, quindi facendo una ricerca eh, che non si è limitata, come io ho sempre auspicato, semplicemente all'aspetto medico, ma all'aspetto sociologico, culturale e anche geopolitico. Quindi io penso che questo, è il lavoro che vada fatto, che è un lavoro perché questa non è assolutamente una crisi sanitaria, i provvedimenti non sono mai stati eh, di natura sanitaria, gli aspetti che vanno sempre eh, tenuti sott'occhio sono gli aspetti so ge sociologici, geopolitici, perché è lì eh, che si giocano i psicologici, è lì che si gioca oramai la grande partita, oramai non abbiamo, io in realtà penso che non abbiamo mai avuto bisogno né di avvocati. E né di eh, medici. Noi, in questo momento, quello di cui abbiamo bisogno sono esperti di tecnologie. Eh, noi dobbiamo parlare con loro per capire che cos'è questa tecnologia e che cosa farà. E che sta facendo alle nuove generazioni, e anche e soprattutto all'esercito di Young Odus di quegli adulti adolescentizzati eh, che vivono nel mondo delle fate e pensano che il benessere sia garantito. Quindi complimenti a voi e complimenti ai vostri ascoltatori, che sono sempre e lettori che sono lettori attenti. Grazie infinite, Giorgio, alla prossima. Alla prossima, arrivederci.